In questo video, ragazzi, andremo a vedere 11 giocatori completamente icon, dove ci sono all'interno icon footies, ma sono tutte le ultime carte uscite. Vi andrò a fare un review di quali comunque andrete a comprare, se ovviamente volete acquistare giocatori icon, quali vi consiglio e quali invece dovete assolutamente evitare. Una squadra completamente composta da 11 giocatori icone. E le andremo a vedere in Weekend League come si comportano. Ci sono due o tre perle clamorose all'interno di questo team al bacio, fenomenali. Però prima di andare a vedere il video, se volete acquistare crediti su Foot, ma anche giocatori, ragazzi, andiamo su Scegli il mio gioco, successivamente FC24. Potete scegliere sia i crediti che anche i giocatori da acquistare. Ovviamente scegliete la piattaforma Xbox o PlayStation o PC. Supponiamo di comprare 1 milione di crediti. Per ottenere un 5% di sconto basta che scrivete Fabio in maiuscolo dove sta scritto buono. Ho creato praticamente una squadra tutta non scambiabile, fatta da icone. Come potete vedere, abbiamo il buon Schmeichel, abbiamo il buon Vidic, abbiamo Desailly in difesa, il buon Zambrotta, Ashley Cole, sono tutti giocatori non scambiabili, vabbè, Gattuso si può avere con gli obiettivi, il buon Alex, il capitano, Pirlo, quindi un centrocampo fatto da italiani praticamente, il buon Garrincha che vi ho fatto la review ieri, il buon Fernando Torres e il buon Titi Henry, che è un giocatore sensazionale che già ho testato in passato, tutti non scambiabili, ragazzi. Ci sono degli account più buggati di quello di Rogers, è ben chiaro, però ragazzi, c'è da dire che comunque questa qui dovrebbe essere in teoria una bella squadra. Andiamo a vedere come si comportano e soprattutto se ci sta qualche giocatore interessante da acquistare e che andremo comunque a consigliare. Tutti con Schmeichel in porta, Saliba, Rudiger, Messi, Porco cane, questa è tosta, c'ha Haaland, ragazzi, Haaland. Quindi un buon test per Desailly e Vidic, ragazzi, perché buon Haaland è l'attaccante più forte del gioco. Attenzione, buon Gianluca. Abbiamo una squadra che tra l'altro ci sono tantissimi italiani, Partito a razzo, ragazzi, gol clamoroso di Garrincha. Palla bellissima di Alex, che tutto da lì. Quel passaggio lì è stato chiave per questa azione, attenzione. Dobbiamo fare le cose buggate. Ora facciamo pure noi. Sicuramente del tiro di testa, giocatore chiave, bravo Vidic. Nessuno sa del tiro come si muove. Fortissimo del Piero come si muove, oh. Bellissimo, quel ruolo lì, a parte che è agilissimo. Poi non ho capito una cosa, i signori del Lieno. Ma del Piero, forse in vita sua, ha avuto 10 giorni la pelata durante quel cazzo di mondiale, no? Ma porco schifo, ma perché lo fanno sempre pelato? Attenzione, Alex ci prova. Peccato che non ho preso il Diamond Rosso. Con il Diamond Rosso era gol, ragazzi. Bravissimo, Ashley. Comunque, ragazzi, la squadra amorosa, eh. Torres è un picca macchinoso, eh. Oh, Garrincha. Guarda che buggato Garrincha, guarda. Guardatelo, che buggone Garrincha. Ciao. Bravissimo, Garrincha, stai insegnando calcio, Garrincha. Ma che culo. Vai Ashley. Bravissimo Ashley Cole a far perdere il rimpallo, porco schifo. Calma, calma. Ho già individuato 2-3 top, ragazzi, in squadra, ma anche 2-3 pippe astronomiche. Adesso cazzo di videogioco che uno deve, ma deve ballare col portiere per fermare Haaland. Però la difesa, diciamo, promossa, tranne se Ashley Cole, che è un giocatore che non mi fa impazzire. Bravissimo di Desailly, qua chiusura clamorosa. Fernando Torres, avete capito già che è il primo bocciato, perché in quel ruolo deve creare il gioco, non sa fare un passaggio, porco schifo. Desailly migliore in campo però, eh. Desailly migliore in campo senza ombra di dubbio. Ah, oh, Desailly, un mostro. Migliore in campo. È incredibile. Gol incredibile di Titi Henry. Un gol sensazionale.
forse quitta l'avversario, che giustamente deve aver preso un gol del genere. Tanto anche fuori gioco, questo ragazzi è fuori gioco tutta la vita, perché... No, scusatemi, allora, quando tira Thierry, allora, il buon Torres è in fuori gioco di 150 metri, cioè, abbastanza chiaro, no? Parato del portiere, oltre al fatto che nel calcio proprio anche questo disturbo di Torres è fuori gioco, ma vabbè, tralasciamo questa cosa, perché guardate comunque che salta proprio davanti al portiere, non fa vedere la visuale, però vabbè, questi sono aspetti un po' più complessi per i signori delle EA. Tiro, parata, ma io tiro con Torres, ce la tocca, guardate qui. Però c'è da dire che sono doppio tocco, no, questo non la tocca mai, guarda che gol scriptato, cioè perché non tira Torres qui? Ha tolto il piede. Che cazzo fa Torres? Lo fa apposta, incredibile, scriptato come non mai sto gol. Decima partita contro Resistenza FC. Vediamo che squadra c'ha. Alle pezze. Fantastico. Uno squadrone incredibile, il bro. Come questo quitta pure. Diciamo che questo non è proprio un... Ecco qui. Non avevo dubbi. Porco cane. Vabbè, l'attacco... no, l'attacco... Può rompere. Il centrocampo che è clamoroso. Questo lancio... Ginola? Oh, comunque quel Ginola è devastante. No, non è Ginola, che cazzo dico quello? Pirlo. Ma che buono! Porco schifo. Un'uscita da criminale col difensore centrale, come ai vecchi tempi. Mamma mia, Gattuso qui. Gattuso, ragazzi, per essere una carta gratis. Forte, eh. Ah, Torres. Incredibilmente, forse il primo passaggio azzeccato in due partite. Anche se incredibilmente l'ha fatto anche sbagliato. Rigore, eh? Meno male che avevo preso il rosso. Dai, Pirlo, tutto in croce, dai. Easy. 1-0, calda. Gli eroi Icon stanno volando. Allora, una cosa che mi piace tantissimo di Garrincha è che dipende da Dio. Cioè, a livello di posizionamento e di contrasti... Oh, vi giuro, è fortissimo nei contrasti. No, no, no. Giusto, giusto. L'avevo visto già che era bello scriptato da quando ho regalato con la punizione praticamente quel tiro. Vidic un mostro, ha tipo distrutto malamente Kakà. Meno male, meno male, meno male. Questa è una sorpresa bruttissima. Questo è bravo. Questo è bravo e c'è Torres che è il peggiore in campo. Ah, che gioco, che gioco. Ma come si fa? Cioè, ma non... I calci d'angolo sono una vergogna, sono. La Smith! Un golazo qua, eh. Un golazo clamoroso qua, eh. Quando escono a cannone, io questa cosa la odio. Questa cosa la odio. Perché sono i giocatori più pixelati degli altri. Meno male, meno male. L'avevo vista in porta. Sempre Van Dijk. Gli ha fatto una partita vergognosa Van Dijk. Cioè, Van Dijk non puoi farci nulla. Arri 20 minuti per stoppare un pallone. Però qua vedi, cioè, boh, via, cioè, queste cose qui mi fanno impazzire questo videogioco. Un livello di CPU per alcuni difensori vergognoso. Cocani Van Dijk gli ha fatto mille fasi difensive imbarazzanti. Comunque andiamo alle votazioni, perdiamo la prima partita. E che sono diventato magicamente rosso perché... del sole. Siamo ritornati con un colore naturale. Allora, andiamo a vedere un po' valutazioni su questi giocatori. Ragazzi, ce ne sono alcuni proprio bocciati ai massimi livelli, ma proprio brutti, brutti, brutti. Promossi a pieni voti, Vidic e Desailly. Fenomenali entrambi, voto 9. Può tranquillamente essere una difesa top. Zambrotta e Ashley Cole, vi do un 5,5 entrambi. Non mi sono piaciuti per niente, sia in fase offensiva che difensiva. Bene Gattuso, essendo una carta gratis, mi è piaciuto, voto 7,5. Del Piero anche, anzi, il tridente di centrocampo tutti 7,5. Promossi tutti, il bocciato di turno è il buon Fernando Torres, voto 4, inguardabile. Mi è piaciuto male, 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 è stato anche sostituito. E Henry nella prima partita ha fatto buoni sprazzi, però lo stop un po' macchinoso
Non lo so, non mi ha convinto nell'ultima partita, però mi sento di dire che è una ottima carta. Per quel che costa, costa forse un po' troppo, perché se non ricordo male costa tantissimo. 2 milioni, 1 milione, dai. Però con 1 milione di compri giocatori molto meglio, sia ben chiaro. Qualità-prezzo, voto 6,5. Se vedi la carta, comunque non vedi il prezzo, è una carta da 7,5. Buon Garrincha, a me piace, perché amo skillare, però l'ho fatto ieri il video su Garrincha e sapete quel che penso. Comunque, promosso Garrincha. Per il resto, comunque, il migliore in campo sono stati sicuramente i due difensori centrali, ossia Vidic e Deseli, disumani. Se questo video vi è piaciuto, lasciate like, iscrivetevi al canale e ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao!